Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa puntata speciale del Signori on Demand che celebra la seconda edizione di LOL che ride fuori. Finalmente sono arrivate tutte le puntate, anche quella extra su Amazon Prime Video, quindi la seconda edizione del programma davvero pazzesco, dei record appunto di Amazon Prime che ha fatto un successo clamoroso l'anno scorso e che torna in questa seconda edizione con sempre Fedez, però Frank Matano alla co-conduzione e anche guest star ospite fisso Lillo, perché ovviamente non c'è LOL senza Lillo, sembra uno scioglilingua ma è davvero così. Quindi ragazzi, questa sfida virtuale ci saremo io, Riccardo, appunto noi signori, buonasera, all'impresa con una sfida davvero epica, ovvero non ridere ai momenti migliori di questa seconda edizione di LOL. Quindi avremo due tentativi a testa, sia io che Riccardo, come nel programma, quindi la prima munizione e alla seconda saremo fatti fuori, quindi vincerà chi alla fine non avrà riso oppure avrà riso di meno, insomma, in questa sfida virtuale. Io non so cosa ha fatto, cosa farà Riccardo, perché è collegato dall'altra parte, quindi da casa sua, e quindi lo scopriremo soltanto alla fine del video insieme chi ha vinto questa seconda nostra sfida virtuale di LOL. Quindi partiamo subito ad iniziare questa divertentissima puntata. Ciao ragazzi, speriamo di vincere questa sfida tra me e Alessandro per la seconda edizione di LOL 2. Non dovrò ridere per un po', quindi speriamo in bene. In bocca al lupo e... Minchia, raga, ma non si fanno male. C'è il riscaldamento. Caduto il microfono! Ma no, sembra la mia sessione di allenamento in palestra. Mannaia. Mannaia. Ho messo la cravatta, visto? Ti piace? Orrenda, davvero orrenda. Per completo. Aiuto. Questa scena, ragazzi, fa davvero schifo. Non ti rompi i coglioni? Non ti rompi i coglioni? No, no. Ti rompi i coglioni? Ragazzi, cavolo, già la mia prima munizione. Questa seconda edizione mi sarà davvero del filo da torcere e spero che Riccardo abbia riso prima. Prima munizione per me, ma resisteremo fino alla fine. Oh mio Dio! Raga, la reazione di Match è qualcosa di epico. Cioè, io non avrei resistito. Epica questa reazione. Epica. Guarda che entrata. Posami. Ma è Lillo. No, sono in 30, noi siamo solo in 2. Andiamo. Ale, ce la puoi fare. La situazione è critica, che facciamo? Ale, ce la puoi fare. Sofferenza, signori miei, che sofferenza. Io lo vedo solo come un amico, ma lui mi ama. Ma poi nascerà un ginocchio. Non lo so. Ci sta, ci sta. Vabbè, vi giuro, la cosa del cane, cioè, sembra quello di mia nonna. Diamogli un nome. Pripro. Ma... Com'è? Pripro. Che sofferenza. No, no, c'aveva il diabete. No, scusa. Ma povera nonna. Adoro questo umorismo. Zombie, c'è stato veramente il caso di un morto che cammina? Sembra di sì. Ma andava veramente piano. Vi giuro, Vulvia, ragazzi, non la conoscevo, non voletemi male, ma mi fa pacca. Scusatevi. Mamma mia. Comunque, molti UFI risulta che hanno la forma di buti. Sono Education al Channel. Education al Channel. Sono Marina Abramovic. Faccio arte contemporanea. Performance. No, vabbè, la Abramovic della Raffaele, io ho già perso. Questa è performance. Performance? Performance? Performance. Anche alitosi, però, non scherza.
Vi giuro, mi fa spezzare. Max, ci sei arrivato vicino, eh? Scopa! Oh. No, vabbè. Raga, io l'avevo detto, la Raffaele era la mia spina nel fianco, il mio tallone d'Achille. Io non ce l'ho fatta. Cioè, ragazzi, davvero non ce l'ho fatta. Cioè, scopa! No, vabbè. Cioè, mi dispiace, ragazzi, si vede che io quest'anno non ero pronto, ma ho perso. Sono arrivato fin qui, ho sprecato le mie due occasioni. Spero che Riccardo abbia perso prima di me. Ma credo di sì, perché lui comunque ride meglio di me. E quindi andiamo avanti a vedere, ma vediamo un po' chi ha vinto. Credo di aver azzeccato il tempo perfetto. Il tempo è perfetto, sì. È entrata perfetta, Angioni. Ottantissima Stones. Ma come sono bravi. E quindi, ragazzi, andiamo a scoprire insieme chi ha vinto la sfida, la seconda sfida virtuale di LOL Chi ride fuori fra me e Riccardo. Ebbene sì, ragazzi, quindi vince Riccardo questa sfida virtuale, la seconda nostra sfida virtuale di LOL e Chi ride fuori. Ha vinto lui, è stato davvero, ragazzi, freddo, impassibile. Io non so come abbia fatto, vi giuro. Allora, questa seconda edizione, ragazzi, io di LOL credo che, allora, sia stata davvero eccezionale per quanto riguarda il cast, perché comunque c'erano dei nomi, ragazzi, davvero pazzeschi, che era, già tanto vederla era per il cast, però non è stata eclatante, come dire, come la prima ha dei momenti iconici che in questa seconda edizione non sono stati, come dire, bissati, però comunque è stata comunque un'edizione veramente molto bella, molto divertente. Anche io ho perso subito, quindi vuol dire che davvero è stata davvero qualcosa di divertente a livelli altissimi. Quindi complimenti a Riccardo per la vincita di questa nostra seconda edizione di LOL e Chi ride fuori. E ragazzi, vi lasciamo alle nostre prossime puntate dei Signori On Demand sul nostro canale YouTube. Dei Signori, buonasera, a presto.